con 7 milioni di euro ha ricostruito tutte le fasce, sia la destra che la sinistra. Miranda e Holm sono nuovi giocatori dei rossoblù. Ne andremo a parlare in questo video. Prima di tutto, like, commento, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime. Non è che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi, che aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra questione nei commenti. Tifosi bolognesi e non la mia volontà di questo video, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Leggiamo prima l'articolo. Per la Super Champions serve ovviamente Bologna, un Bologna Super, e Lifetime comincia dai lati. Due fasce tutte e due nello stesso giorno per italiano. Ma se di Holm si sapeva già tutto, manca solo l'ufficialità. Miranda è stata la sorpresa di una notte di fine giugno. L'inattesa arriva in città per le visite mediche. Lo svedese, a destra, dove oltre alla sua spinta porta in dote anche una Coppa Europea appena vinta con l'Atalanta. Lo spagnolo assiste a 24 anni, cercato e si è spostato anche dal Milan, ha giocato 111 partite con il Betis, di cui 19 nelle coppe. La Champions l'ha già incrociata, anche se per una volta con la meta del Barcellona del 2018. Infatti lui è partito dalla cantera della Masia, per un giro che lo ha anche portato in Germania, allo Schalke, prima di trovare casa a Siviglia. Dopo averlo visto in queste ore, il Bologna lo saluterà fino alla fine delle Olimpiadi, che giocherà con la nazionale della Spagna. In quella che sta incantando all'Europeo non c'è nessuno del Bologna. Ma anche dalla Germania arrivano buone notizie. La Svezia di Ndoye, Aebischer e Freuler, l'Italia è sempre più di calafiori, l'Austria di Porsche, la Polonia dell'illusione, in cui una delle due nuove positive sono Urbanski e Skorupski, in attesa di capire cosa succederà con ZKZ in campo e sul mercato. E se riuscisse a mantenere tutti i suoi giocatori che potrebbero in questa sede europea, sarebbe già un Bologna all'altezza anche dell'altra Europa, quella della Super Champions. Allora ragazzi, per quanto riguarda due colpi top, perché il Bologna con 7 milioni di euro, Holm, perché Miranda l'ho preso a zero, ricostruisce le fasce sia la destra che la sinistra. Sulla fascia destra c'è Holm, un giocatore di spinta molto veloce che ha già fatto vedere belle cose sia all'Atalanta che allo Spezia. Gli piacciono gli inserimenti, gli piace mettere i grossi in mezzo, è un giocatore portato per i grossi in mezzo, così anche come sull'altra fascia, quella di sinistra, Miranda. Stesse caratteristiche più o meno simili, più o meno simili a quelle di Holm. Per me il Bologna fa due colpacci perché uno, cioè, prendi due terzini praticamente a prezzo zero per quello che possono valere e per quello che possono dimostrare. Soprattutto Miranda ha un affare. E poi ringiovanisci le fasce perché ok, ora è Miranda, hai Holm, però comunque Di Silvestri si è rinnovato, ma c'ha una certa età, 36 anni, e quindi non può reggere, e servono due colpi importanti, e il Bologna l'ha fatti. E ok ragazzi, perché io vi dico che il Bologna secondo me non vuole di certo fare la comparsa l'anno prossimo, perché dal mercato che sta facendo Sartori sto vedendo un Bologna che non vuole assolutamente essere una comparsa, vuole riconfermarsi magari dalle prime 5, tra le prime 6, perché secondo me l'anno prossimo per il Bologna arrivare soltanto in Europa League sarebbe tanta roba, perché ragazzi, capito? Vedo difficile che si riconfermi la Champions, però vediamo. Tutto può essere, perché il Bologna, ve lo dico, l'anno prossimo non vuole fare la comparsa. Ecco, assolutamente sì. Comunque ragazzi, queste sono le mie opinioni su Miranda e Holm, che sono due nuovi giocatori del Bologna. Se volete, ditemi la vostra opinione nei commenti, lasciate like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma voi ci mettete poco per farle, quindi fatele, vi costano poco. Con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra qua sotto nei commenti, tifosi bolognesi e non, la mia volontà, aspetto la vostra qua sotto. Cosa sta combinando Sartori in questo mercato estivo? Mamma mia, noi ci becchiamo con un prossimo video. Bella ragazzi.